Si sono dati appuntamento a Salerno questa sera un gruppo di ristoratori e di bar che hanno deciso di aprire i battenti, disattendendo quello che è il DPCM e anche la zona rossa che prevede la chiusura dei locali totale, e quindi la disperazione, la rabbia anche ormai motivata da mesi di agonia ha spinto queste persone a mettere in campo questa iniziativa. Io apro, un comitato spontaneo che si è costituito a febbraio scorso, ha già posto in essere una serie di iniziative, questa qua è la più eclatante, probabilmente anche un po' dimostrativa più che provocatoria, per far capire all'opinione pubblica e sensibilizzare anche le autorità affinché possano cambiare le cose. Le telecamere di Siampis News e Napoli News Magazine stasera sono qui, testimonieranno quanto sta accadendo. Seguite il servizio. Eccoci signori e amici, buonasera, siamo qui a Salerno e siamo in compagnia di Draghi, Speranza e di Vincenzo De Luca. Siamo all'interno di uno dei ristoranti Io Apro del comitato. Eccolo qua, ci sta il ministro Speranza, ci sta il governatore De Luca. Buonasera governatore, noi siamo qua questa sera giusto per, c'è un altro governatore, qua siamo pieni, questo è un uomo che ha il potere dell'ubiquità, come vedete riesce a sdoppiarsi. Fra poco noi ci siederemo, mangeremo delle pizze, come vedete il locale è legittimamente aperto, legittimato dall'esigenza, dalla fame, dalla rabbia degli imprenditori locali. Il comitato Io Apro questa sera ha deciso di scendere in campo, siamo tranquilli perché questo locale, come vedete, è immune dal Covid-19, convenzionato con Autogrill, quindi se sono aperti gli Autogrill possono essere aperti anche gli altri locali. Una discreta affluenza nel locale, diciamo che stasera faremo affari d'oro. Siamo aperti, finalmente si lavora. Grande Mario! Allora, siamo con il presidente Mario Draghi. Presidente, buonasera. Ho riunito tutti qua, ho riuniti per mangiare una pizza perché il nostro passo che abbiamo fatto è molto forte e gli italiani stanno faccia a muro e ci siamo riusciti, ancora un poco per riuscirci. Il Covid ha fatto migliaia di morti, ma noi ne facciamo ancora di più del Covid. Bravissimo! Quindi attenzione. Governatore, è il momento di ribellarsi, basta! Governatore De Luca, qual è la parola d'ordine? La parola d'ordine è che da domani apriamo tutti, basta essere schiavi di questo sistema. Non è giusto che noi dobbiamo essere la seconda ruota del carro. Noi siamo come tutti gli altri commercianti, dobbiamo aprire come stanno i supermercati, come stanno le panetterie, come tutti. È come gli autogrill soprattutto. Questo è un locale autogrill? È assolutamente, da domani tutti quanti cambieremo l'insegna, autogrill ormai è questa l'Italia. Anzi, io volevo annunciare il prossimo DPCM di Draghi che tasserà anche l'aria, perché hanno un po' di carenze sulle tasse ultimamente, quindi anche l'aria. Perfetto, noi continuiamo a sentire le voci un poco di tutti quanti. Ma una bella pizza rossa per rispettare la zona, anche se la preferivo bianca. Quindi zona rossa, mascherina rossa, grazie. Una bella margherita, qua si fa sul serio, ve lo voglio dire, anche a Salerno. Io sì, certo, abbiamo prenotato, questa sera stiamo facendo questa manifestazione semplicemente per dire a tutti che domani riapriamo, volevamo far sbloccare anche a livello emotivo tutte le persone che oggi hanno paura di reagire, quindi non hanno più la forza di reagire a quelle che sono delle misure restrittive ridicole, e ci stiamo mangiando una pizza in totale sicurezza, che poi tra l'altro queste misure ce le ha dato il governo, quindi è quello che stiamo facendo secondo le... È un locale convenzionato autogrill, quindi... Qui stasera, quindi non succede nulla, il virus qui non esiste e quindi noi ci accomodiamo e ci mangiamo la nostra pizza. Perfetto, buon appetito. Salute. E beh,
e dobbiamo mangiare una pizza. Adesso in questo momento abbiamo bisogno di mangiarci questa pizza. E viene da? Da Napoli. Pizza rossa, zona rossa? No. Sì, no. Pizza rossa, spero che sia di, spero che sia di buon auspicio per noi ristoratori. Una dichiarazione seria, oltre al distanziamento, all'igienizzante. Presidente Draghi, in questo momento. Però ho ascoltato De Luca, ci siamo grattati per i portasecce, che è importantissimo, è importantissimo. Cioè, avete bazooka, che avete? Lanciafiamme per tutto. Siamo qui per rappresentare la manifestazione che si sta svolgendo, dove lei, come può vedere, parecchi mangiano pizza e bevono birra, quindi viva la libertà! Allora, sono arrivati gli uomini della Digos, stanno identificando tutti i presenti. Allora. Il nostro lavoro. Andate via! Quale? Il nostro lavoro! Non ci fate fare il nostro lavoro! Ci dovete aiutare! Ci dovete aiutare! Michele Sarno, buonasera, avvocato, questa sera non un atto dimostrativo, non una presa di forza, ma un atto dettato dalla disperazione. Credo che i commercianti abbiano dimostrato in maniera compunta, in maniera seria, in maniera attenta quello che è un problema effettivo. L'hanno fatto senza clamore, l'hanno fatto senza violenza, l'hanno fatto, diciamo, nel rispetto di quella che poi è la loro natura, di soggetti che desiderano semplicemente lavorare. In un momento storico del genere, io credo che un paese debba rimboccarsi le maniche e capire chi sta soffrendo e cercare di creare le condizioni affinché questa categoria non sia destinata alla morte sociale. Il problema qual è? Diciamocela tutta. Il problema è che abbiamo assistito a una giurisdizione contraddittoria, che per una fase ha detto a queste persone: guardate, voi mettete in sicurezza i vostri locali, fate un ulteriore e impegnatevi ulteriormente economicamente, poi alla fine noi faremo in modo che voi sarete aperti. E poi improvvisamente invece sono arrivati dei decreti di chiusura. E mentre le regole non vengono rispettate, perché le regole non vengono rispettate, perché la gente è per strada, perché, l'ho detto poc'anzi a un suo collega, io stavo sul treno, sono salito sul treno, persone sono scese, non è che sono venuti a sanificare il mio posto quando io mi sono seduto. Allora dico, o le regole valgono per tutti, oppure se non valgono per tutti troviamo delle regole che siano elastiche e che possano garantire anche ai ristoratori. Ultima domanda, avvocato. No, posso dirle una cosa in coda a questo ragionamento che è molto importante. Io dico, c'è la possibilità che questo locale Macina a Pietra, dove avete fatto questa manifestazione, possa contenere 100 posti? Io ti dico, tu fai venire 30 persone, però quella 30 persone le fai stare. Questo è un modo per creare la sopravvivenza. Mantengo le distanze, determino condizioni di sicurezza. Poi sì, se tu non rispetti le regole, io ti vengo anche a chiudere il locale. Però non puoi fare una chiusura preventiva, perché non penso che il focolaio si va a determinare nel ristorante, nel negozio di abbigliamento, nella scuola e non per strada o in altri posti. Avvocato, lei veniva da Roma, ci sta appena dicendo, e proprio a Roma stamattina c'eravamo anche noi, abbiamo saputo che il presidente Draghi ha deciso insieme al Parlamento, insieme al governo, di protrarre l'emergenza sanitaria fino al 31 di luglio, quindi spostando ancora la data che doveva essere addirittura il 30 di aprile, quindi oggi non staremo parlando di questo, ma sicuramente dopo. Ma è proprio quello il ragionamento che ho poc'anzi cercato di affermare. Non è un problema se o meno protrarre, che il paese debba essere messo in sicurezza per il problema epidemiologico è sotto gli occhi di tutti, ma questa esigenza deve essere contemporata con l'esigenza dell'economia, altrimenti non si morirà di Covid ma si morirà di fame. E allora io dico, è così difficile stabilire delle regole che tengano presenti le esigenze degli esercizi commerciali e nello stesso tempo le esigenze della sicurezza e della salute dei cittadini? È un po' come la scuola, a un certo punto
hanno dovuto prendere atto che non potevano determinare le condizioni perché i nostri giovani non andassero più a scuola e si sono dovuti piegare non a un'esigenza del momento ma a un'esigenza sociale. Il commercio è un'esigenza sociale, il commercio, la piccola e media impresa rappresenta l'ossatura di questo paese. Non ci rendiamo conto che in questo modo stiamo condannando l'Italia e allora con intelligenza, con rigore, con attenzione, con tutte le precauzioni possibili facciamo in modo che anche i commercianti possano avere un momento di sopravvivenza, altrimenti decidiamo che una categoria deve essere cancellata e ce ne assumiamo però le responsabilità politiche. È troppo facile chiudere, l'intelligenza è quella di aprire. Quello che, con questa concludo, non le rubo più tempo, sarà più stanco di noi sicuramente. Olanda, Spagna, Francia, Germania, Inghilterra hanno già riaperto tutto dal 12. Cosa cambia? È incapacità dei nostri governanti? Cos'è che non funziona? Guardi, io non mi candido alla dietrologia e alla speculazione del momento affondando un colpo gratuito nei confronti di chi governa, diventa un atto di populismo gratuito e semplificato. Io dico soltanto questo: se tutti questi paesi sono stati così abili nell'aprire e offrire la possibilità ai propri lavoratori di lavorare, non vedo per quale motivo non verificare qual è il modello e cercare di adattare quel modello anche all'Italia. Non penso che solo in Italia ci sia questa pandemia e questa epidemia, addirittura alcune varianti le abbiamo di importazione e quindi penso che potremmo ispirarci a questo tipo di situazione. Però il problema vero sa qual è? Io sono convinto di una cosa: nella vita ci vuole, questa pandemia ci ha insegnato due cose, ci vuole serietà, professionalità e capacità. E bisogna abbandonare una cultura che per troppi anni è stata la cultura del nostro paese, la cultura della prevenzione, cioè, o meglio, la mancata cultura della prevenzione. Noi siamo condannati alla cultura dell'emergenza, allora dobbiamo smetterlo. Io capisco quando c'è stata la pandemia all'inizio, non era prevedibile, ma qua siamo alla seconda e alla terza ondata. Ma allora, viva Dio, ci vogliamo sedere un attimino attorno a un tavolo, tutte le menti pensanti che pure ci sono in questo paese, e cercare di determinare condizioni per una legislazione che sia una legislazione organica e unitaria? Sa quello che manca al nostro paese? Io ho definito qualche giorno fa un po' la Repubblica di Arlecchino, dove ognuno si sveglia la mattina e fa una legge, o fa una norma, o fa qualcosa di diverso rispetto a chi a un certo punto prende delle determinazioni. Io ritengo che forse questo paese si debba fermare un momento per ricominciare ad avanzare e debba essere chiaro. Io devo poter dire ai cittadini: siete chiusi 20 giorni, dopodiché si ricomincia normalmente. Siete chiusi 10 giorni e poi si... Ma quando si è chiusi 20 giorni o 10 giorni si chiude tutto. Non si chiude solo una parte, se c'è questa esigenza. Io ritengo invece che si possa restare aperti tutti con le dovute precauzioni. Ho fatto un esempio prima: se in questo locale ci possono entrare 100 persone, ce ne entreranno 30 in sicurezza, nel rispetto delle distanze. Se poi non vengono mantenute queste cose, non vengono mantenute le distanze, non viene mantenuta e assicurata sicurezza, allora sì, io per primo dico: non hai rispettato le regole, è giusto che tu paghi. Ma qui le persone stanno pagando per aver fatto il proprio dovere, questo è assurdo, in un sistema di diritto è inaccettabile. Perfetto, grazie, buona serata. Niente, allora questa sera c'è stata una serata molto lunga, molto movimentata. Fortunatamente le forze dell'ordine hanno capito bene la problematica, hanno egregiamente portato avanti questa operazione. E niente, per Napoli News Magazine e Sinapsi News, Sergio Angrisano, Salerno.